Questa breve scala in su siamo arrivati a considerare l'insieme dei numeri reali che contiene come sottoinsieme proprio quello dei razionali, che a sua volta contiene come sottoinsieme proprio quello degli interi, che a sua volta contiene come sottoinsieme proprio quello dei numeri naturali. Ricordiamo che i tre insiemi da n a q sono numerabili, quindi hanno la stessa numerosità di elementi, mentre l'insieme r è molto molto più grosso, ha una potenza, una numerosità di elementi maggiore rispetto alla potenza del contiguo. Ricordiamo poi che siamo arrivati qui perché con la struttura algebrica che ci siamo dotati in tutti i tre insiemi, basata sull'operazione di somma e di prodotto, abbiamo potuto introdurre il concetto di polinomio in una determinata, quindi il concetto di equazione algebrica in una incognita. E però ci siamo accorti che le equazioni algebriche che si possono considerare fino a qua, coefficienti razionali, anche se poi basterebbe considerare per altri coefficienti interi, si possono considerare ma non si possono risolvere, perché non tutte le equazioni algebriche di primo grado, coefficienti interi, si possono risolvere in Q, ma se si passa al secondo grado si trovano facilmente degli esempi di equazioni non risolute. Passando a R, nella maniera che abbiamo visto nella lezione scorsa, l'insieme si amplia immensamente, la struttura algebrica rimane sostanzialmente la stessa e alcune equazioni di secondo grado si riescono a risolvere, per esempio abbiamo detto si può risolvere l'equazione x quadro meno 2 uguale a 0, però siamo ben lontani di essere arrivati alla fine del viaggio, perché se scrivo x quadro più 2 uguale a 0, questa equazione algebrica in R non la posso risolvere. Ho riempito R un sacco di numeri che non mi interessano dal punto di vista algebrico, cosiddetti numeri trascendenti, e però mi manca ancora la possibilità di risolvere equazioni algebriche semplicissime. Bisogna quindi fare un altro passo, che per fortuna è l'ultimo, e passare dall'insieme dei numeri reali all'insieme dei numeri complessi. L'insieme dei numeri complessi, per definizione, è l'insieme dei numeri del tipo A più IB, dove A e B sono numeri reali qualunque, e I è un numero tra virgolette nuovo definito per il fatto che risulta il quadro meno 1, il quadro uguale a meno 1. I è giustamente la lettera iniziale della parola immaginario, perché l'altro nome di numeri complessi è quello di numeri immaginari. Allora, qui bisogna fare un attimo di pausa, perché come dice, le denominazioni, i numeri complessi, i numeri immaginari, che hanno la loro introduzione, la loro accettazione nel mondo della matematica, è costata un po' di fatica, diciamo, intellettuale, filosofico, logica. Io dico, il problema classico è dire, ma I esiste o non esiste? Beh, quando ieri abbiamo detto in Z non posso risolvere l'equazione x quadro meno 2 uguale a 0, neanche in Q. Passo ad R perché in R ho radice di 2. Radice di 2 è un elemento di R, radice di 2 non è un elemento di Q. Beh, radice di 2 esiste o non esiste? Esiste e non esiste esattamente come I, nel senso che entro Q non c'è un numero che elevato al quadrato è uguale a 2. Non esiste nessun numero razionale che elevato alla seconda a 2. Dopodiché io dico, me lo invento, lo definisco io. Indico così un numero che gode della proprietà che elevato al quadrato fa 2. Dice, ma non c'è, dove non c'è? Non è qua. Ma se io lo definisco in matematica, se definisco una cosa che non è in contraddizione con quello che già c'è, quella cosa esiste. Questo è il punto. Allora, in R esiste un numero che elevato alla seconda fa meno 1? No, non esiste. Posso dire che battezzo I una nuova cosa per la quale impongo la proprietà che I alla seconda sia uguale a meno 1? Posso farlo, a condizione che questa nuova definizione non mi finisca. Aggiunta alle precedenti, inserita nel sistema precedente, non mi dia luogo a qualcosa di logicamente contraddittorio. Siccome questo non succede, basta. I esiste come esiste la radice di 2. Esiste in quanto è definito in maniera rigorosa, in maniera non contraddittoria. È una cosa nuova. L'errore sarebbe di dire
qui al tempo di radice di 2. Radice di 2 è uguale a 1,41. Questo è falso. Non è vero che radice di 2 è uguale a 1,41. Se faccio 1,41 alla seconda non trovo 2. D'accordo? Se lo dico ex novo e dico radice di 2, è quel numero che elevato alla seconda fa 2, non sto dicendo invece niente di contraddittorio, niente di compromettente, sto definendo una nuova entità. Esattamente lo stesso procedimento logico si fa qui, con un'unità immaginaria. Qui non stiamo dicendo che c'è un numero reale che alla seconda fa meno 1, questo certamente no. Stiamo costruendo una cosa nuova, stiamo definendo una cosa nuova, che è formalmente sensata e quindi ci permette di operare tranquillamente, sulla quale possiamo tranquillamente operare. Allora, un numero complesso tipicamente è una cosa del tipo 2-3i. 2-3i è un tipico numero complesso, cioè è di questo tipo: un numero reale più l'unità immaginaria i moltiplicata per un altro numero reale. Qui abbiamo 2 più i che moltiplica meno 3. 2 corrisponde ad a, meno 3 corrisponde a b. In questa rappresentazione il numero a si chiama parte reale del numero immaginario a più ib, b si chiama coefficiente dell'immaginario, i si chiama unità immaginaria. Ripeto, a e b possono essere reali qualunque, quindi in particolare potrei prendere b uguale a 0, trovo che A, il numero che si riduce ad A, A più B per 0, cioè A. Questo fa vedere che qualunque numero reale si può considerare come un particolare numero complesso. Un numero reale è un numero complesso in cui il coefficiente dell'immaginario vale 0. Allora, questo permette di considerare R come sottoinsieme proprio dei numeri complessi. All'altro estremo potrei prendere A uguale a 0, considerare numeri complessi del tipo IB. Questi qua si chiamano immaginari puri. Però ripeto, genericamente un numero complesso è di questo tipo. 2-3i o anche naturalmente cose più complicate. 4π greco meno radice quarta di 9 per i, e questo è un numero complesso. Parte reale 4π greco, coefficiente dell'immaginario meno radice quarta di 9. Naturalmente poi degli esempi pratici che conviene pensare a numeri che si gestiscono più facilmente. Bene, questo insieme, che potenza ha? Ha la potenza di R. Rinasce da capo il fenomeno per il quale, nonostante abbiamo ingrandito considerevolmente l'insieme, abbiamo insiemi della stessa cardinalità. Questi qua sono tutti numerabili. Una differenza notevole che c'è invece tra R e C è questa. Ci siamo fino adesso soffermati a considerare di questi insiemi numerici proprietà insiemistiche, cioè la cardinalità, e poi proprietà algebriche, il tipo di operazioni che si può fare con i loro elementi. Beh, c'è un altro aspetto ancora sul quale non abbiamo ancora riflettuto, che è il seguente. Questi tre insiemi, questi quattro insiemi, n, z, q ed r, sono tipicamente ordinati in maniera ovvia, no? Se io prendo due numeri naturali, o interi, o razionali, o reali, due numeri diversi, succede che o uno, o sono uguali, va bene, quello è un caso particolare, fortunato, oppure uno è più piccolo dell'altro, potrà essere x minore di y o x maggiore di y, ripeto, escluso il caso fortuito, non possono essere uguali. Questo intendo dire quando dico che sono insiemi ordinati, naturalmente ordinati. E questo corrisponde al fatto che si possono visualizzare quei quattro insiemi, come vedremo ampiamente in seguito, su una retta. Se uno prende una retta e un insieme di punti fatto così, no? Ora, una retta, così come nasce, non è orientata, però è facilmente orientabile assegnando un verso di percorrenza, in un verso o nell'altro. Convenzionalmente, in genere, tradizionalmente, si prende questo. Ecco, allora, una retta orientata è un insieme di punti ordinato, nel senso che questi due punti, P e Q, se ho fissato il verso di percorrenza, se ho fissato l'orientamento, l'orientazione della retta, P viene prima e Q viene dopo, in questa maniera. Ecco, sulla retta orientata si possono rappresentare comodamente questi insiemi numerici, fino ad R, in una maniera che è abbastanza ovvia, che poi ricorderemo a suo tempo. Si mette un sistema di ascisse, questo è il punto 1, questo è il punto 2, questo è il punto 3, e così via, così via.
così visualizziamo n, se vogliamo visualizzare z ci mettiamo 0, meno 1, meno 2, per cui le cose sono un pochettino più complicate, r la riempie addirittura tutta la retta, poi ci rifletteremo a suo tempo, ma r riempie perfettamente tutta la retta. E allora, così come la retta, dopo che l'ho orientata, è diventato un insieme ordinato di punti, r è un insieme ordinato di numeri. Corrispondentemente ha fatto che uno è più piccolo e l'altro è più grosso. Un punto viene prima, un punto viene dopo. Ecco, per C questo non succede, qui c'è un altro tipo di frattura, se volete. Se si vuole, no? Qui sotto facciamo riferimento alla cardinalità. Questi vanno assieme, R va con C. Da questo punto di vista abbiamo invece la possibilità di ordinare gli elementi di questo insieme. Perché se io do due numeri reali, distinti, uno è più piccolo e l'altro è più grande, per i numeri complessi questo non succede. Se io do il numero complesso z, 2 meno i, e il numero complesso w, meno 3 più 7i, non ha senso chiedersi qual è più piccolo e qual è più grande. Non ha senso chiedersi quale viene prima e quale viene dopo. E questo corrispondentemente al fatto che se io voglio dare una visualizzazione geometrica dell'insieme di numeri complessi, anziché ricorrere alla retta come si fa normalmente per i numeri reali, devo ricorrere a un piano cartesiano. Questo perché? Perché come si vede qua, un numero complesso si individua dando due numeri reali, no? A e B. Parte reale è il coefficiente dell'immaginario. Ma due numeri reali, tradizionalmente, anche qui poi saremo più sistematici tra qualche lezione, due numeri reali in maniera ovvia e naturale si associano a un punto del piano, perché io nel piano ci metto il sistema di coordinate cartesiane, dato A e dato B, li prendo rispettivamente come ascisse ordinate e trovo un punto del piano. Quindi, se voglio visualizzare geometricamente l'insieme di numeri complessi, penso al piano cartesiano. Questo punto qui, Z, che ha ascissa A e ordinata B, sarebbe il punto che corrisponde al numero complesso A più IB. E allora si capisce perché non ha senso pensare di ordinare l'insieme di numeri complessi, perché non ha senso pensare di ordinare i punti del piano. Posso ordinare i punti della retta, dando un verso di percorrenza, ma dati due punti del piano, ripeto, se questo è P e questo è Q, non ha senso chiedersi quale è prima e quale è dopo. Questa rappresentazione qui si chiama piano di Argand. Gauss era un matematico tedesco molto famoso, Argand, matematico francese, molto meno famoso, anzi, non so se avete fatto nient'altro che firmare questo modello di numeri complessi. Bene, torniamo ai discorsi geometrici che sono quelli che fino adesso abbiamo avuto in mente più sistematicamente. Dal punto di vista della struttura algebrica, C come si comporta? Beh, C eredita la struttura algebrica di R, nel senso che se io do due numeri complessi, Z e W, posso definire la loro somma, che è ancora un numero complesso. Per esempio, se questo è Z e questo è W, la somma è semplicemente 2 meno 3 meno 1, 7i meno i più 6i. Cioè, la somma delle parti reali, la somma dei coefficienti degli immaginari e quello che viene fuori è il numero complesso somma. E la somma è ovviamente commutativa, è ovviamente associativa, ammette l'elemento neutro sì, perché 0 più z fa z qualunque sia z, e 0 è un numero complesso, che ha per parte reale 0 e per coefficiente dell'immaginario anche 0, tranquillamente. E l'inverso di un numero complesso è l'inverso del numero complesso z, l'inverso additivo del numero complesso a più b è il numero complesso meno z, che sarebbe meno a più b. Sommato a z fa 0. Non ho detto, ma credo che sia risultato evidentemente. La notazione standard per indicare il numero complesso generico è z, ma nessuno mi chiede perché non lo so. In genere si usa z per dire un qualunque numero complesso, un generico numero complesso. Bene, e alla stessa maniera si fa il prodotto. Il prodotto dei due numeri complessi è un numero complesso che si calcola con le regole dell'algebra. Basta ricordarsi che i per i fa a meno 1, quindi se questo è z e questo è w, z per w sarebbe 2 meno i per meno 3
più 7i. Allora viene 2 per meno 3 fa meno 6. Poi 2 per 7i fa più 14i. Meno i per meno 3 fa più, che meno per meno fa più, 3i. E poi ho da fare meno i per 7i. Allora questo viene meno 7, perché più 7 per meno 1 fa meno 7, per i alla seconda. I alla seconda fa meno 1, e quindi qua c'ho più 7, più 7 meno 6 fa 1, e qui c'ho più 17. Questo è il risultato del problema. Quindi nessuna difficoltà, basta soltanto ricordarsi che i alla seconda fa meno 1. Più per esempio poi i alla terza farà meno i. Perché i alla terza sarebbe nella seconda meno 1 per i, e così via. L'unità moltiplicativa esiste ed è sempre naturalmente il numero 1. Il numero 1 da capo è un numero complesso, parte reale 1, coefficiente dell'immaginario 0. Qui una piccola osservazione, può far sorridere qualcuno dire che i è un numero complesso. Ho fatto ridere perché a volte in certe locuzioni uno è abituato a pensare a complesso come a contrapposto al reale. Un numero è un reale o complesso. In realtà non è così. Tutti i numeri reali sono particolari numeri complessi. Uno è un particolarissimo numero reale, quindi è un numero complesso. Non è sbagliato dire che uno è un numero complesso. È un pochettino fuorviante, nel senso che è un numero complesso specialissimo, però non è sbagliato dire che allora, va bene, abbiamo l'unità moltiplicativa e adesso ci potremmo chiedere, esiste l'inverso moltiplicativo? Dato un numero complesso z, ammette inverso moltiplicativo? Cos'è l'inverso moltiplicativo di un numero? Ci ricordiamo dalla relazione di scorso, l'inverso moltiplicativo di un numero è quel numero che moltiplicato con il numero dà 1, perché 1 è il neutro moltiplicativo. Beh, nell'insieme di numeri reali abbiamo detto se x è un reale diverso da 0, allora il suo inverso moltiplicativo è x alla meno 1, altra maniera di scrivere 1 su x. Possiamo fare lo stesso lavoro per i numeri complessi? Vediamo un po'. Se io scrivo 1 su z sarebbe 1 diviso a più ib, perché z è a più ib. Beh, questo cos'è? Scritto così non so riconoscerlo. Non so che cosa voglia dire. Io so cosa vuol dire, non lo so, 4 più 2i, 4 meno 2i, diviso 5. Questo so cosa vuol dire, perché questa frazione la spezzo così, la spezzo in 4 quinti meno 2 quinti i. Questo lo riconosco, questo è un numero complesso, perché si presenta in parte reale, poi unità immaginaria per un coefficiente. Quindi questo è un numero complesso. Se volete, un numero complesso si può dividere per un numero reale e nasce ancora un numero complesso. Ma una cosa di questo genere, o se volete, se questa è la capovolta, se scrivo 5 diviso 4 meno 2i, e questo mi mette in difficoltà, questo non so cosa voglia dire. Non so cosa vuol dire dividere un numero reale per un numero complesso. Questo qui non ha l'aspetto del numero complesso, perché i numeri complessi, per essere dichiarati, devono presentarsi così, e questo non si presenta così. Insomma, nell'insieme dei numeri complessi, per adesso non so cosa voglio dire fare le divisioni. E qualunque scappatoia mi venga in mente, non so come cavarmela. Non so come cavarmela, a meno che io non faccia uno scherzo di questo genere. Ricordiamoci che A diviso B è uguale ad A per C diviso BC per ogni C diverso da zero. Questa è la fondamentale delle divisioni. Allora l'idea potrebbe essere questa qui. Se io qui, io qual è il mio problema? Il problema è che se a denominatore c'è un numero reale sto a posto, se a denominatore ho un numero complesso ho difficoltà. Usando questa proprietà non è che riesco, mi invento un'idea geniale per la quale moltiplicando sopra e sotto riesco di sotto a far sparire il numero complesso. Ecco, in realtà il trucco è semplicissimo. Basta moltiplicare, in questo caso, sopra e sotto, per 4 più 2i. E
D'accordo? Allora, la frazione non cambia perché moltiplico sopra e sotto per la stessa quantità che è diversa da 2. E che succede? Guardate che succede. Sopra faccio il prodotto e viene semplicemente 5 per 4, 20 più 10. Il numero complesso è qualunque. E sotto che succede? Ed è 4 meno 2i per 4 più 2i. 4 meno 2i per 4 più 2i. Ok, 4 per 4, 16, più 8i, meno 2i per 4, mi fa meno 8i. E poi avanza, meno 2i per 2i, meno 2i per 2i, fa meno 4 per i alla seconda, cioè più 4. Ho trovato 12. Le cose essenziali da osservare. La parte immaginaria sparisce. Ecco fatto. Allora, 5 diviso 4 meno 2i, abbiamo scoperto, è uguale a 20 diviso 20, cioè 1 più 1 meno 2i. Abbiamo imparato a fare le divisioni con i numeri complessi. Formalizziamolo un attimo. Se devo fare 'z diviso w', dove z è a più ib e w è c più id, uso quel trucco lì. Moltiplico sopra e sotto a più ib. C più id per C meno id, C meno id. C meno id si chiama coniugato del numero complesso C più id. O se vogliamo fare riferimento, spero così non fare troppa confusione, con riferimento al numero complesso generico Z, A più ib, si chiama suo complesso coniugato, il simbolo con questo simbolo, Z con una sbarra sopra, il numero complesso a meno il numero complesso che ha la stessa parte reale e il coefficiente dell'immaginario cambiato di segno opposto. Quindi se volete questo qua da z diviso w si passa a z per w coniugato diviso w per w coniugato. Ok? Questa espressione qua. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è questo, che ogni volta che faccio z per z coniugato, viene poi quel fenomeno, vedete qua, 4 meno 2i è il coniugato di 4 più 2i, stessa parte reale, il coefficiente dell'immaginario che abbiamo visto. Ogni volta che faccio il prodotto di un numero complesso per il suo coniugato, viene poi quel fenomeno lì, cioè a più ib per a meno ib, o se una vuole già può anche ricordarsi la regola dei prodotti notevoli, che si dice che a più b per a meno b è uguale ad a quadro meno b quadro. Se uno fa direttamente il conto e scopre che succede quel gradevole fenomeno che abbiamo visto prima. A per a fa a quadro. Poi ho a meno, meno per meno ib viene meno i a b. Più ib per a più i a b. Questi se ne vanno. E poi rimane più ib per meno ib. Più per meno fa meno. Però c'ho il quadro qua con l'altro meno più e quindi rimane il quadro più di quadro. Scriviamocelo qua. Z per z coniugato è uguale ad a quadro più di quadro. Sono numeri complessi, tutti e due, strettamente parenti, anzi sono per i moglie, sono coniugati, però se li moltiplico fra di numero, viene fuori un numero reale. Anzi, non soltanto un numero, non c'è il, no? Dico un numero reale. Non soltanto un numero reale, ma un numero che in quanto è una somma di quadrati, non è mai negativo. Questo è sempre maggiore o uguale a 0. Ed anzi è 0 quando è una somma di quadrati, può venire 0 soltanto se A è 0 e B è 0. Diciamo che z per z coniugato è uguale a 0 se e soltanto se z è il numero 0. Altrimenti è strettamente positivo.
Se è strettamente positivo, posso prendere la radice quadrata, e la radice quadrata viene un numero reale. La radice quadrata di z per z coniugato si indica con il simbolo z quadrato che si chiama norma del numero complesso. Ha anche un significato geometrico abbastanza carino, permetto come prima abbiamo visto nel piano di Argand-Gauss. Allora, questo è il punto rappresentativo di z. Z è il numero complesso a più in b. Dire che questo punto rappresenta z vuol dire che questo punto ha il numero reale a per ascissa e il numero reale b come ordinato. Allora, se io considero questo triangolo rettangolo, allora osservo che questo cateto è lungo esattamente A, quest'altro cateto è lungo esattamente B, e allora fare, come ho scritto qui, A quadro più B quadro, vuol dire fare la somma dei quadrati dei cateti. Allora la radice quadrata è l'ipotenusa per il teorema di Cantor. La norma del numero complesso z rappresenta per il teorema di Pitagora la lunghezza del, se volete, la distanza dall'origine degli assi cartesiani del punto che rappresenta z nel piano di Argand-Gauss. Ripetiamolo. Nel piano di Argand-Gauss posso rappresentare il numero complesso z facendogli corrispondere il punto che ha A per ascissa e B come ordinato. Se vado a guardare qual è la distanza di questo punto dall'origine delle coordinate, devo prendere la lunghezza di questo segmento. Ma questo segmento è precisamente l'ipotenusa di un triangolo rettangolo che ha cateti che sono lunghi rispettivamente A e B. E allora il teorema di Pitagora dice che l'ipotenusa è lunga la radice quadrata di A quadro più B quadro. Questa qui è la norma del numero complesso. Quindi possiamo dire che la norma di Z geometricamente rappresenta la distanza nel piano del Argand-Gauss, la distanza del punto Z dall'origine delle coordinate. Possiamo anche, visto che ci siamo fatti il disegnetto, chiederci se questo è z, dove va a finire z coniugato? Z coniugato è il numero complesso a meno ib, e quindi geometricamente si visualizza nel punto che ha la stessa ascissa di z e il coefficiente dell'immaginario cambiato di segno, e quindi ordinarlo opposto. Andiamo qua. Questo è il meno b. Qui sarà z coniugato. Allora, questa è la regola per fare il quoziente, in particolare se cerco allora qual è l'inverso moltiplicativo di z, posso anche lasciarlo indicato così adesso, perché se mi dicono ma questo non è un numero complesso, dico sì, in realtà è un numero complesso, perché lo posso scrivere anche in questa maniera, z coniugato diviso z per z coniugato, e questo qua di sotto è il quadrato della norma, il quadrato della norma che è un numero reale, scritto così, sono tranquillo, l'ho fatto per dire che sarebbe A meno ib diviso A quadro più b quadro, cioè sarebbe A diviso A quadro più b quadro meno i che moltiplica b diviso A quadro. Naturalmente devo supporre che z sia diverso da 0. Se z è uguale a 0 questo discorso non ha senso, non posso dividere per 0, quindi neanche qua viene diviso 0, no? Ma questo non è niente di scandaloso. Già in Q sapevamo che ogni numero razionale diverso da 0 ammette inverso moltiplicativo. 0 non ammette inverso moltiplicativo, già qua, neanche qua, e neanche qua. Allora, dal punto di vista algebrico siamo a posto, ci siamo costruiti dentro C una struttura perfettamente analoga a quella che c'era dentro R. Abbiamo la somma, abbiamo il prodotto, abbiamo lo 0, l'1,
sappiamo fare inversi additivi e inversi moltiplicativi, che vuol dire sappiamo fare la sottrazione e sappiamo fare le divisioni. Per la divisione bisogna mettere anche il vincolo che il divisore non sia zero, ma comunque queste operazioni non ci fanno uscire da C. È ancora importante una piccola osservazione sull'operazione di coniugio, di passaggio del coniugato. Allora, questa è una. Il coniugio serve a questo. La struttura, diciamo così, la trasformazione di coniugio, quella che fa passare da un numero al suo coniugato, ricorda di questa proprietà. Intanto, se faccio il coniugato per coniugato, ritorno a zero. Perché fare il coniugato vuol dire cambiare disegno a sto pezzo. Se cambio disegno due volte, torno a punto di partenza. Poi, z è reale se e soltanto se coincide con il suo coniugato. Questo è ovvio, no? Perché devo cambiare disegno alla parte immaginaria. Se la parte immaginaria non c'è, il coniugio non ha nessuna conseguenza pratica. O se volete, anche geometricamente, no? Questo è chiamato al cancazzo. Se questo è z, il coniugato è il simmetrico rispetto all'asse orizzontale. Rispetto all'operazione di passaggio al simmetrico rispetto all'asse orizzontale, i punti di questa retta evidentemente non si muovono. E questo qui, come sappiamo, è tutto il piano rappresenta C. Nel piano complesso, nel piano del gran Gauss, la retta orizzontale è il sottoinsieme dei punti che corrispondono a R. R pensato come sottoinsieme di C. Il sottoinsieme dei punti, il sottoinsieme dei numeri invarianti per il coniugio. Poi, dal punto di vista di diagrama ancora, che cosa succede se faccio il coniugato di diagrama più un V doppio? Allora, qui ho due numeri complessi. Questa operazione prescrive di fare questo, sommarli e poi passare al coniugato. Bene, si ottiene lo stesso risultato che si fa prima il coniugato di Z, il coniugato di V doppio e poi di sinusoide. Cioè, la somma dei coniugati è uguale al coniugato della somma. E questo vale pure per la differenza. Il coniugato della differenza è uguale alla differenza dei coniugati ed è uguale al prodotto. Con i numeri complessi si moltiplica per il numero complesso, prendo il coniugato. Il coniugato del prodotto è uguale al prodotto dei coniugati. Prima faccio i coniugati dei fattori e poi e come dato il quoziente e il quoziente di tutto. Caso particolare. Bene, allora, la struttura algebrica che abbiamo, abbiamo detto qualcosa di più rispetto a quello che direttamente parlando ci serve. La struttura algebrica che abbiamo è la stessa che in R, quindi possiamo in R, in C, considerare le equazioni algebriche. Come avevamo annunciato, siamo arrivati al termine del cammino. In C tutte le equazioni algebriche sono risolubili. Adesso lo diciamo in maniera più completa, ma la sostanza è quella che ho appena annunciato. Vedete, ci siamo mossi per arrivare a C dalla considerazione che dentro R l'equazione x quadro più 1 uguale a 0 non è la soluzione. In C questa equazione certamente ha soluzione. Abbiamo costruito C esattamente inventando una soluzione di questa equazione. Abbiamo detto benissimo, allora prendiamocela. La chiamo I, una soluzione di questa equazione. Anzi, questa equazione ha due soluzioni, più I e meno I. Le costruisco con le mie mani e le aggiungo a R. Poi naturalmente devo aggiungere anche tutte le cose di questo tipo, altrimenti le operazioni non riesco a farle. La cosa, diciamo, se vogliamo, miracolosa è questa, che essendoci costruiti la soluzione di questa equazione, una soluzione di questa equazione, siamo per miracolo arrivati in una posizione in cui tutte le equazioni algebriche sono risolute. E non soltanto, guardate, le equazioni algebriche e coefficienti interi, che erano quelle di cui abbiamo deciso di preoccuparci. Tutte le possibili equazioni algebriche a coefficienti complessi sono risolubili in C. Come si dice anche, C è algebricamente chiuso. Scriviamo teorema fondamentale dell'algebra. Dice il nome che è roba abbastanza grossa.
ogni equazione algebrica, sottinteso in una incognita, di grado, diamo tra parentesi anche di grado almeno 1, abbiamo discusso l'altra volta, se il grado è 0 non è un'equazione, allora in partenza o è impossibile o identicamente soddisfatto. Però mettiamocelo per memoria. Ogni equazione algebrica, ricordo, vuol dire polinomio uguagliato a 0, ha coefficienti complessi, è risolubile. In C. Cioè dentro l'insieme di numeri complessi esiste almeno una soluzione per qualunque equazione algebrica a coefficienti complessi che sia dato di considerare. Detto in altre parole, se considero, ricordiamoci della relazione che c'era tra il concetto di equazione e il concetto di polinomio, se considero un polinomio complesso di grado, polinomio complesso vuol dire polinomio a coefficienti complessi, polinomio complesso di grado almeno 1, beh, entro C esiste almeno un suo zero, esiste almeno un numero complesso che lo annulla. Questo si chiama teorema fondamentale dell'algebra, ma come prima versione. Ce n'è una seconda versione ancora più precisa, ce n'è un'altra versione che è più precisa e adesso vi dico. Per poter introdurre questa seconda versione bisogna introdurre un altro teorema che si chiama teorema di Ruffini. Teorema di Ruffini che parente abbastanza stretto della regola di Ruffini che molti si possono ricordare, ma è una cosa abbastanza un po' diversa. Ruffini era un matematico, mi sembra, bolognese del XVIII secolo. Il teorema di Ruffini dice questo: se x con 0 è uno 0 di p di x, no, p di x chi è? P di x è un polinomio complesso di grado almeno 1. E x con 0 chi è? È un numero complesso, e quando dico numero complesso dico la cosa più generale possibile, può anche darsi che sia intero, non è là. X con 0 è un numero complesso che è un suo 0. Cosa vuol dire? Vuol dire che p di x con 0, se calcolo il polinomio mettendo dentro al posto della variabile x con 0, trovo davvero 0. Bene, se x con 0 è uno 0 di p di x, allora, se questa ipotesi è vera, ne segue che è vera la tesi, p di x è divisibile. Per x meno x con 0. Oh, che vuol dire? Intanto cos'è x meno x con 0? X meno x con 0 evidentemente è un polinomio, perché ecco qui la variabile a primo grado, poi a primo grado, con coefficienti 1, 1, 3, x, e poi c'è il termine noto che è meno x con 0, che è un numero, x con 0 è un numero, meno x con 0 è un numero. Oh, cosa vuol dire che p di x è divisibile per x meno x con 0? Beh, in generale, cosa vuol dire che un polinomio è divisibile per un altro polinomio? P di x è divisibile per... P di x è divisibile per n di x, altro polinomio, vuol dire che esiste. Questo simbolo è gemello di quello che abbiamo già fatto parecchie volte. Questo è per ogni, questo vuol dire esiste. Esiste un polinomio q di x tale che mx per qx è uguale a p di x è divisibile per mx, vuol dire che posso fare la divisione. Cosa vuol dire fare la divisione? Vuol dire che so trovare il quoziente, il risultato. E chi è il risultato della divisione? Qua siamo tra i polinomi e ancora un polinomio. E di che proprietà gode questo polinomio quoziente? La verità è che se moltiplico il quoziente per il divisore lo trovi di che. Questo è un polinomio, questo è un polinomio, il prodotto tra polinomi lo sappiamo fare. Perché si fa termine a termine con le regole dell'altro. E mi viene qui questa regola dei gradi è chiara, il grado di P è uguale al grado di L più il grado. Allora, dire che p di x è divisibile per x meno x con 0 vuol dire che esiste un polinomio q di x tale che x meno x con 0 per q di x è uguale a p di x.
E quant'è il grado di Q di X? Deve tornare alla regola dei gradi. Questo è di grado 1, quindi Q di X deve avere grado uguale al grado di P meno 1. Se grado di P di X è uguale a N, il grado di Q di X è uguale a N. Osservazione. Allora, qui ho detto se Q è il quoziente di P per M, allora deve valere che quoziente per divisore deve fare il dividendo. Però uno può avere la curiosità, diciamo, diretta. Come si fa tecnicamente il quoziente tra due polinomi? Facciamo un esempio facile facile. Abbiamo il polinomio x quadro meno 2x più 3. Per prendere questo così riconosciamo subito a occhio qual è uno 0. Se prendo x uguale a 1, qui viene 1 più 2, 3 e meno 3 fa 0. Quindi questo qui 1 è uno 0 di questo polinomio. Se questo è p di x e questo x con 0 uguale a 1, x con 0 è uno 0 di questo polinomio. E p di x con 0 fa 1 più 2 meno 3 fa 0. Bene, allora vado a Teorema di Ruffini. Teorema di Ruffini dice che questo polinomio, x quadro più 2x meno 3, è divisibile per chi? È divisibile per x meno 1. Vediamo come si fa la divisione. E si fa praticamente con la falsa riga della divisione tra numeri interi. In piatto una cosa di questo genere, qua si mette il dividendo, qua si mette il divisore, dopodiché si guardano pezzi di grado maggiore, e si dice x quadro diviso x quanto fa? Fa x, allora qua la porta del quoziente scrivo x. Adesso moltiplico questo pezzettino che ho scritto qua sotto e l'ho trovato per il divisore. X per x fa x quadro, meno 1 per x fa meno x, e adesso faccio la sottrazione. Questo di sopra meno questo di sopra, x quadro meno x quadro viene 0, 2x più x fa 3x, meno 3, meno 0 fa 3. Ripeto il procedimento. Parto questo e questo. Quanto è il grado massimo di 3x diviso x? Quanto fa 3? Più 3. Moltiplico e trovo 3x meno 3. Faccio la sottrazione e lo trovo. Qua ci serve il esperimento. Lo trovo niente, ho finito. X più 3 è il quoziente. Il quadro più 2x meno 3 e x meno 1. Se uno non si fida, va la prova. Allora, qui potremmo scrivere, se volete, x quadro più 2x meno 3 diviso x meno 1 uguale x più 3. E la prova della correttezza dell'operazione consisterebbe di andare a vedere che se faccio il quoziente x più 3 per il divisore ed x meno 1, trovo per davvero. Poi ho 3 per meno 1 meno 3, ecco, e poi ho x per meno 1 meno x più 3x a più 1. Quindi lo lasciamo in questa bene e con tutto il quello che possiamo fare. Abbiamo, ma ho imparato a fare il quoziente tra polinomi e abbiamo illustrato il teorema di Ruffini. Come vedete, il dividendo è di secondo grado. Avendo diviso per x meno 1 che è di primo grado, abbiamo ottenuto un quoziente, è di grado 1 anche lui, perché il quoziente, in questo caso qui, il divisore è di grado 1, il quoziente ha grado che è di un'unità inferiore al polinomio di dividendo. Bene, a che ci serve il teorema di Ruffini? Ci serve a questo. Partiamo con un polinomio di grado
grado maggiore o uguale a 1. Il teorema fondamentale dell'algebra ci dice che questo polinomio ammette almeno uno 0. Chiamiamolo x con 1, per sistematicità adesso. Allora, esiste uno 0. Teorema di Ruffini. Se x con 1 è 1, 0, p di x è divisibile per x meno x con 1. Cioè vuol dire che posso scrivere p di x nella forma x meno x con 1 per un polinomio quoziente che adesso per essere sistematico battezzo q1x. E quant'è il grado di q1x? Il grado di q1x è di un'unità inferiore al grado di p di x. P di x aveva grado almeno 1, almeno 1, quindi q1x ha grado almeno 0. Ma diciamo così, se P di x era di primo grado, ci fermiamo subito qua, non abbiamo scoperto niente di nuovo, questo poi è una costante, è di grado 0, niente di interessante. Però se P di x era di grado almeno 2, almeno 2, si aprono prospettive interessanti, perché se P di x era di grado almeno 2, Q1 è di grado almeno 1. Ma se Q1 è un polinomio di grado almeno 1, su di esso posso tornare ad applicare il teorema fondamentale dell'algebra e dire che esiste 1 0 di Q1x. Esiste x con 2 tale che Q1x e Q1x2 è uguale a 0. E allora applico un'altra volta il teorema di Ruffini. Se x con 2 è 1 0 di Q1, Q1 è divisibile per x meno x con 2. Quindi posso scrivere Q1x uguale a x meno x con 2 che moltiplica un quoziente che adesso battezzerò Q2x, perché ho trovato questo livello. Ma se Q1x è uguale a questo prodotto, io torno qua di sopra e deve essere scritto P di x uguale a x meno x con 1 per Q1x, ci metto questa espressione. X meno x con 2 per Q2x. Guardiamolo un attimo. Questo ci dice che se P di x è di grado almeno 2, non soltanto si annulla per x uguale a x con 1, ma si annulla pure per x uguale a x con 2, perché quando vado a calcolare il P in x con 2, allora devo mettere qua al posto di x x con 2. Qui quello che succede non lo so. Qui quello che succede non lo so, ma se qua metto x con 2, questo diventa 0. Ho un prodotto di tre fattori, di cui uno è 0, il prodotto è 0. Quindi non soltanto p di x si annulla in x con 1, già lo sapevo, ma si annulla pure in x con 2. X con 2 chi è? È lo 0 del polinomio q1x. Beh, è uno 0 anche di p di x. E quindi scopro che se ha grado almeno 2, possiede almeno 2 zeri, non almeno 1. Non soltanto almeno 1. E q2 chi è? Q2 è il quoziente di questa divisione. Che grado ha Q2? Un'unità meno di Q1. Q1 che grado ha? Un'unità meno di P, quindi Q2 è di grado di P meno 2. E adesso penso che si indovini come si va avanti. Se P era di secondo grado, Q1 è di primo grado, Q2 è di grado 0, cioè una costante, ho finito, ho fatto vedere che un polinomio di secondo grado, coefficienti complessi, possiede due zeri nel campo complesso. Ma se P era di grado almeno 3, posso andare avanti, perché se P era di grado almeno 3, Q1 era di grado almeno 2, Q2 è di grado almeno 1, e allora su Q2 posso applicare il teorema fondamentale dell'algebra. Esiste uno 0 di Q2. Esiste x con 3 che annulla Q2. E allora posso applicare il teorema di Ruffini, ancora una volta, e scrivere che Q2x è uguale a x meno x con 3 per un polinomio quoziente Q3x. Torno qua sopra e al posto di Q2x metto questa espressione. Questa espressione mi permette di osservare che questo famoso x3, chi è x3? È lo 0 del polinomio q2x che esiste per il teorema fondamentale dell'algebra. Bene, x3 non soltanto annulla q2, annulla pure p. Perché? Perché se io vado a calcolarmi p mettendo al posto di x x3,
guardate quello che succede di qua. Io non lo so quello che succede qua, qua e qua, ma qui lo vedo. Se al posto di x metto x3, avviene x3 meno se stesso, che è 0. E la presenza di un fattore 0 in un prodotto annulla il prodotto. E quindi ho scoperto che se p era di grado almeno 3, non soltanto ammette almeno 1, 0, come diceva il teorema fondamentale dell'algebra, ne ammette almeno 3. Ecco, penso che si capisca come si va avanti. Se il grado era 3, ho finito. Se P era di terzo grado, ho finito, perché Q3 è di grado 0, è una costante, basta. Non vale più il teorema fondamentale dell'algebra. Ma se il grado di P era maggiore di 3, Q3 è di grado almeno 1, quindi vale ancora il teorema fondamentale dell'algebra. E questo procedimento ricorsivo, che si basa sull'applicazione del teorema fondamentale dell'algebra e sul teorema di Ruffini, e del teorema di Ruffini, lo posso applicare tante volte quanto è il grado del polinomio, fino ad arrivare a un'espressione del tipo. P di x uguale x meno x con 1 per x meno x con 2 per x meno x con n, supponiamo che il grado di P sia n, per un ultimo quoziente che trovo alla fine, che è un polinomio di grado 0 e quindi è una costante. Grazie. Ok? E quindi posso ricorreggere, posso dare una versione super del teorema fondamentale dell'algebra, dicendo che ogni equazione algebrica di grado almeno 1 a coefficienti complessi ha in n tante soluzioni quanto è il suo grado. Un'equazione algebrica, un'equazione algebrica vuol dire polinomio uguale a 2, un'equazione algebrica di grado 10 a coefficienti complessi possiede esattamente 10 soluzioni complesse, con un'avvertenza che è abbastanza importante. Abbiamo fatto un procedimento, diciamo, a passi successivi, applicando successivamente in coppia il teorema fondamentale dell'algebra, la prima versione, quella che dice che esiste almeno una soluzione di un'equazione algebrica a coefficienti complessi, e il teorema di Ruffini che dice che se c'è uno zero di un polinomio, il polinomio si spezza. Applicando n volte in coppia siamo arrivati a questa decomposizione. X1, X2, Xn sono gli zeri che ogni fase del procedimento esistevano. La loro esistenza era garantita dal teorema fondamentale dell'algebra. Ecco, niente impedisce di pensare che qualcuno di questi numeri possa coincidere tra di loro. Ipoteticamente uno potete partire da un polinomio specifico e arrivare alla fine a scrivere P di x è uguale a 5 che moltiplica x meno 1 per x più 2 per x più 2 per x più 2 per x meno 2. Può darsi benissimo, nessuno ci dice che x con 2 è diverso da x con 1 o x con 3 è diverso da x con 1. Allora, in questa situazione, tanto dal punto di vista formale non conviene lasciarlo scritto così perché è scomodo, è poco elegante, e uno scrive 5 che moltiplica x meno x con 1, questo li mette tutto assieme e scrive x più 2 alla terza e poi scrive x più 1. Dopodiché uno può chiedersi, ma allora questo polinomio, quanti zeri possiede? O se volete, l'equazione P di x uguale a 0, quante soluzioni possiede? Vediamo che la risposta si può dare secondo due logiche diverse. Una è dire, questa equazione ammette tre soluzioni, questo polinomio ammette tre zeri, perché i valori possibili che annullano nel polinomio sono 1, meno 2 e 3. Ci sono altre possibilità, 1, meno 2 e 3. E questo già ha un suo rigore e una sua logica. Però, dicendo così, uno trascura il fatto che il valore meno 2, in quanto 0 del polinomio, pesa di più rispetto al valore 1 e al valore 3. Guardate qua, il polinomio si presenta così se l'ho decomposto nei fattori di Fourier, no? Questo è un prodotto di quanti fattori? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Un prodotto è 0 se soltanto 6 è 0 uno di fattori. Quindi per annullare il polinomio occorre basta che annulli uno dei fattori.
E in quante maniere diverse posso nullarlo? Mettendo qui, questo non c'è, non c'entra, non c'entra, ma questo rimane 5. Se qua metto x uguale a 1, questo si annulla e poi il polinomio diventa tutto 0. Se metto x uguale a 3, questo si annulla e poi il polinomio diventa tutto 4, 0. Ma diciamo che x uguale a meno 2 è come se potessi metterlo in tre posizioni diverse da un certo punto di vista. Poi torneremo su un significato abbastanza intuitivo di questa nozione. Ma diciamo così che la soluzione x uguale a meno 2, la soluzione x uguale a 1 c'è, la soluzione x uguale a 3 c'è, poi c'è la soluzione x uguale a meno 2, lo 0 x uguale a meno 2. E questo pesa 3 volte. Questo, come si dice, ha molteplicità 3. Perché è come se potessi dire, come se dicessi, posso uccidere questo polinomio in tre maniere diverse con il valore x uguale a meno 2. La seconda è che se lo metto qui, qui, qui. Chiaro che se lo metto qui devo metterlo anche qui e anche qui. Però è intuitivo, credo che sia abbastanza fondata l'idea di dire che la soluzione x uguale a meno 2 ha un peso differente rispetto alla soluzione x uguale a 3. E allora dicevo, quando uno si chiede quante soluzioni possiede l'equazione di x uguale a 0, le risposte possibili sono due. Uno può dire che possiede tre radici distinte, x uguale a 1, x uguale a meno 2, x uguale a 3. Ricordiamoci che se x con 1 è 1, 0, il polinomio è divisibile per x meno x con 1, quindi si cambia sempre. I zeri del polinomio sono 1, 1, 2, 3, i zeri distinti. Però poi, ciascuno di questi zeri va contato con una sua molteplicità, che rappresenta il numero di volte in cui compare in questa decomposizione in n più 1 fattore. Per cui avremo x uguale a 1, 1, 0 semplice, con molteplicità 1, x uguale a 3, 1, 0 semplice, con molteplicità 1, e x uguale a meno 2, 1, 0 triplo, con molteplicità 3. Allora, un'equazione algebrica legata a meno 1 a coefficienti complessi ha tante soluzioni quanto è il suo grado, non necessariamente distinte. Grado 0, n soluzioni, ma non tutte necessariamente distinte. E quante soluzioni distinte può avere un'equazione di grado n? Al massimo n, perché qui naturalmente può darsi che trovate una decomposizione in cui tutti questi zeri sono diversi uno dall'altro. Se avessimo trovato 5 per x meno 1, per x più 2, per x meno 3, per x meno 4, avremo 4 radici distinte. 1 meno 2, 3 e 4. 4 radici tutte distinte. All'altro estremo, uno potrebbe trovare una cosa del tipo 5 per x più 1 per x più 1 per x più 1, ad esempio. Quante soluzioni? 3 distinte, ma non per niente, è sempre la stessa. E potremmo scriverlo come 5 per x più 1 alla terza. Una soluzione, cioè meno 1, che io conto 3 volte. Perché la conto 3 volte? Perché quando io faccio il procedimento di decomposizione del polinomio, questo binomio x più 1 me lo incontro 3 volte in passi successivi. E quindi dico, qui c'è un'unica radice prima. Qui ci sta un'altra equazione, questo è di terzo grado, questa è di quarto grado, qui c'è 4 radici distinte, 4 radici semplici. Quindi in generale avrò un numero di radici distinte che al massimo è n, quando tutte sono semplici, ognuna ha molteplicità 1, al massimo. Al minimo ce n'è una, contata n volte. Vuol dire che il polinomio si presenta nella forma una costante per x meno x con 0 alla n. Ecco. Questa è uguale a 0, se volete. Questa è la relazione di grado n. La quale? La potete soddisfare soltanto dato x il valore x con 0. Una radice, se contiamo le radici distinte. Però una radice che conta n volte. Genericamente quindi diremo che se il polinomio è complesso, coefficienti complessi, di grado n, le radici distinte sono k comprese tra un minimo di 1 e il massimo di 1. Almeno una al massimo. Ognuna si presenta con una sua, quindi qua scriveremo fino a x meno x con k. Ognuna di queste radici si presenta con una sua molteplicità.
H1, H2, HK. Abbiamo visto, potrebbe essere questa, non lo so, 8x meno 1 alla seconda, x più 4, x meno 6 alla seconda. Questa potrebbe essere la decomposizione di un polinomio di grado 2, 3, 10, il quale presenta tre zeri distinti, 1, meno 4 e 6, con molteplicità 2 per il valore 1, 1 per il valore meno 4, 7 per il valore 6. Naturalmente la somma delle molteplicità, somma delle molteplicità h con i, e i che va da 1 a k, deve fare il grado del polinomio. Quindi abbiamo le famose n radici, non tutte necessariamente distinte, perché la radice x con 1 si presenta h una volta, la radice x con 2 si presenta h due volte, la radice x con k, l'ultima delle distinte, si presenta hk volte. Ma poi i conti devono tornare, la somma delle molteplicità delle varie n, perché se io considero a una le radici, ne devono venire fuori n per il teorema fondamentale dell'algebra, seconda versione. Allora, questa qui è una specie di capolinea di questa prima pezzo di corso. Poi faremo un'illustrazione geometrica abbastanza significativa, però ci sono ancora da aggiungere alcuni particolari per completare il discorso. Allora, intanto il risultato permette, la presentazione che abbiamo fatto permette subito di rispondere alla domanda: se io do le soluzioni di un'equazione, come si scrive l'equazione? Se dico trovami un'equazione che ha per soluzioni x uguale a meno 2, x uguale a 3, x uguale a i tre volte, se voglio due radici semplici e una radice tripla, qua ci ho messo i perché per pigrizia usiamo sempre numeri molto piccoli per fare gli esempi, gli esercizi. Però ricordiamoci che vale, questo teorema vale per polinomi complessi qualunque. Allora, un'equazione complessa, un'equazione che abbia queste radici assegnate con queste molteplicità, la scrivo subito, perché scrivo x più 2 per x meno 3 per x meno i alla terza, ed ecco l'equazione che gli hanno richiesta. Se poi voglio riposcriverla in forma distesa, faccio tutti i conti, tentando di non sbagliarmi, e trovo le secondo, se ne voglio un'altra, ed è un'altra, facilissima, basta moltiplicare qui per un qualunque coefficiente, per k, una qualunque costante, ottengo infinite equazioni, una diversa dall'altra, ma tutte equivalenti, tutte aventi le stesse radici che sono quelle che mi hanno assegnato. Un'altra osservazione abbastanza importante è questa. Partiamo da questa equazione. Bene, questa qui evidentemente è un'equazione di secondo grado presentata così, e sono squadernate le soluzioni, no? Meno 2 e 3. Queste sono le soluzioni. Bene, è chiaro che io però se voglio posso confondere un po' le acque e fare il prodotto qua più o meno. Se faccio il prodotto trovo x quadro, poi ho 2x meno 3x, quindi meno x più 6. Uguale a 0. E se qui avessi per esempio un 5 davanti, mi troverei tutto quanto moltiplicato 5, quindi mi troverei 5x quadro meno 5x più 30 uguale a 0. Ecco, confrontate questo con questo. Questo è vero in generale. Che cos'è questo 5 qua davanti? Se ricordate la decomposizione di prima, avevamo scritto p di x uguale x meno x con 1 elevato, eccolo qua, è portata qua. Questo, cos'è questa costante che sta qua? Era l'ultimo residuo di lavorazione, quando si applicava per l'ultima volta il teorema di Ruffini, ci arriva con un polinomio di grado 0. Bene, questa costante qui, come vedete, eccola questa 5, coincide con il coefficiente del termine di grado massimo dell'equazione. Cioè, se il vostro polinomio, l'abbiamo mai scritto, ma se l'avessimo scritto a 0, io
1 x più punti punti più a con n x alla n, beh, questo alfa che trovereste sottoponendo questo polinomio a quel procedimento di decomposizione teorema fondamentale dei lati teorema di Ruffini, questo alfa che trovereste qua alla fine potete prevederlo in partenza, perché è proprio questo. È proprio questo a con n qua. È il coefficiente del termine di grado massimo. E non soltanto questo. Vedete qui x quadra quando non c'è il 5, qui ci sta 6, t è 6, a parte il segno è il prodotto delle radici, meno 2, 3 sono le soluzioni di questa equazione, meno 2 per 3 fa meno 6, a parte il segno eccolo qua, è il termine nuovo dell'equazione, con 5 davanti diventa 30, ma se voi fate 30 diviso 5 e ritrovate 6 che a parte il segno è il prodotto degli zeri del polinomio. Questo vuol dire che in un polinomio qualunque a con n diviso a 0 a parte il segno, parte il segno perché può essere con segno suo o segno cambiato a seconda che andiamo a fare in vista, non ci perdiamo il tempo, a parte il segno è il prodotto degli zeri. Quoziente tra ho scritto male, da 0 diviso n, termine noto, divido il coefficiente del termine di grado massimo, a parte il segno e il prodotto degli zeri. E qui dentro ci sta la radice della regola di Ruffini, che qualcuno forse si ricorda di avere sentito nominare o di aver applicato. La regola di Ruffini che dice: se io ho un'equazione algebrica, puoi tentare di indovinarne qualche soluzione, va a cercare tra i divisori interi del termine. Cioè, termine noto diviso a con n. E la ragione è questa. Questo quoziente è esattamente il prodotto di z. Però è chiaro che i z non devono essere necessariamente interi, quindi è una regola di applicabilità molto limitata. Però, cioè, esiste, quindi tanto parte della scelta. Ancora una cosa, o due. Una è questa, può darsi che qualcuno si ricordi dagli studi medi che in presenza di un'equazione algebrica di secondo grado, ax quadro più bx più c uguale a 0, gioca un ruolo fondamentale il cosiddetto determinante, che sarebbe b alla seconda meno 4ac. Perché a seconda del segno di questo determinante, che sia maggiore, minore o uguale a 0, l'equazione potrebbe avere due radici, nel caso reali e distinte, radici reali e coincidenti, oppure complesse e coniugali. Ora, questo come si concilia, questo risultato che in genere è ben noto a tutti, come si concilia questo risultato con quello che abbiamo ottenuto adesso con il teorema fondamentale dell'algebra? Beh, in parte va perfettamente bene, in parte però pone un problema nuovo. Vedete, è detto che se ho un'equazione di secondo grado, le soluzioni sono due, benissimo, perfettamente coerente con il nostro teorema. Possono anche essere coincidenti, perfettamente coerente con il nostro teorema, perché abbiamo detto nel caso 2 o ho due radici distinte di molteplicità 1 oppure 1 di molteplicità 2. Come si diceva appunto al liceo, è anche coincidente. Però qui c'è un problema nuovo sul quale ci giunge del tutto inatteso dal punto di vista del discorso che stavamo facendo. Perché questa enunciazione esclude l'ipotesi che questa equazione possa avere, per esempio, una radice reale e una complessa. E allora finiamoci un attimo, così vado pure a vedere qualche cosa.